benvenuti con questa nuova puntata di Panacea. Oggi prendiamo spunto da un articolo che è stato pubblicato all'inizio di questo mese dalla nota rivista scientifica Science ed è quindi rimbalzato su varie testate nazionali per poi arrivare su Facebook. Si tratta di uno studio che è stato condotto da ricercatori della Johns Hopkins School of Medicine, secondo cui i 2/3 dei tumori umani sarebbero dovuti a sfortuna. Cosa significa? Gli studiosi hanno comparato 31 tumori umani e, secondo un modello matematico, solo 9 di questi sarebbero dovuti a scorretti stili di vita o difetti genetici, mentre tutti gli altri sarebbero dovuti a mutazioni casuali, quindi a sfortuna. Questa notizia ci ha dato da pensare. È vero? È falso? Quando una cellula muta, qualora non vi sia un difetto genetico intrinseco, come è possibile stabilire se tale mutazione è da ascrivere a un cancerogeno ambientale oppure al caso? Abbiamo dunque pensato di fare chiarezza sulle basi molecolari dei tumori parlando con il dottore Giancarlo Vecchio, professore emerito di oncologia della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II di Napoli e membro dell'Accademia dei Lincei. Vi preannuncio solo una cosa: a Napoli, nello studio del professore, scoprirete ancora una volta quanto sia importante adottare uno stile di vita corretto e limitare l'esposizione a cancerogeni ambientali per prevenire le più comuni neoplasie. Eccoci con il professore Giancarlo Vecchio. Professore, grazie per aver accettato di partecipare al nostro programma. Nella sua vita di ricercatore e professore universitario, quali sono stati gli incontri scientifici che l'hanno più segnata? Beh, innanzitutto l'incontro con quelli che io considero i miei due maestri, e cioè il professor Califano, Luigi Califano, e il professor Gaetano Salvatore. Il professor Califano è la persona con cui io ho iniziato la mia attività di ricercatore, giovane studente di medicina, e Gaetano Salvatore, che poi mi ha seguito per buona parte della mia carriera scientifica, è quello che mi ha indirizzato verso gli studi che poi ho proseguito negli anni successivi, vale a dire quelli che hanno riguardato la fisiopatologia della ghiandola tiroide, che è stato l'argomento di ricerca diciamo, per quasi tutta la mia vita scientifica. Un'altra persona che sicuramente ha segnato la mia attività di ricercatore è stata la professoressa Rita Levi Montalcini, che io ho avuto la fortuna di incontrare attraverso il professor Califano e che mi ha guidato nella scelta di un laboratorio di ricerca americano dove io ho condotto parte della mia attività scientifica, vale a dire il laboratorio della St. Louis University a St. Louis nel Missouri. La professoressa Montalcini a quell'epoca lavorava proprio a St. Louis e lei, poiché io avevo manifestato l'intenzione di dedicarmi agli studi che riguardano il ruolo dei virus oncogeni nei tumori, lei mi suggerì di lavorare nel laboratorio del professor Maurice Green, che a quell'epoca, parlo del 1970-71, era uno dei laboratori nel mondo in assoluto più importanti che avevano focalizzato la loro attenzione su alcuni virus oncogeni come causa di tumori dell'uomo. Appunto, oggi parliamo di tumori. Professore, ci può fare una panoramica sulle cause dei tumori? Sì, a differenza di quello che è la percezione comune, per cui si ritiene che molte delle cause dei tumori oggi a noi sfuggano, in realtà noi conosciamo molto bene molte delle cause dei tumori dell'uomo, perché tutti gli studi dell'oncologia, in realtà a partire dal secolo precedente e anche dal secolo prima del precedente, tutti gli studi oncologici si sono focalizzati proprio
sullo studio delle cause dei tumori, cioè le sostanze che gli epidemiologi hanno messo in relazione con alcuni tipi specifici di tumori. E questo si vede bene dalla diapositiva che presentiamo, da cui risulta che le cause principali dei tumori dell'uomo in realtà sono delle cause che sono presenti nel nostro ambiente, e cioè dire sono sostanze chimiche, sostanze fisiche e poi anche sostanze biologiche. Sostanze chimiche sono quelle che sono state maggiormente studiate. Oggi si conoscono una quantità enorme di sostanze chimiche che sono state messe in relazione con tumori specifici dell'uomo, così anche per quello che riguarda le sostanze fisiche, soprattutto radiazioni, radiazioni ultraviolette, radiazioni ionizzanti. Per quello che riguarda le cause biologiche, noi sappiamo che esistono alcuni virus capaci di provocare tumori nell'uomo. I virus rappresentano una piccola percentuale delle cause dei tumori umani, diciamo un 10% dei tumori dell'uomo, ma sono una causa molto importante perché sono la causa verso cui noi abbiamo dei mezzi adatti, che sono i vaccini, per poter cercare di prevenirli. Quindi, se noi conosciamo oggi le cause dei tumori, è possibile allora prevenirle? Ecco, conoscendo le cause dei tumori, noi possiamo oggi prevenire una buona parte dei tumori dell'uomo. Cioè, noi sappiamo che più del 35% dei tumori umani sono causati dal fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta contiene una quantità enorme di sostanze chimiche, cancerogene, che sono ormai state dimostrate in maniera inequivocabile come cause dirette di alcuni specifici tipi di tumori. Quando parliamo di fumo di sigaretta, noi non parliamo soltanto di tumori delle vie respiratorie, che quelli sono i più ovvi, diciamo, bersagli delle sostanze chimiche che sono presenti nel fumo di sigaretta, ma tumori che apparentemente non sembrano connessi con le vie respiratorie, come per esempio il tumore della vescica, tumori del pancreas e altri tipi di tumori, tumori della cervice uterina, eccetera, sono in realtà connessi strettamente con il fumo di sigaretta. Un altro 35-40% dei tumori dell'uomo può essere prevenuto da una dieta accurata, una dieta opportuna. Questo ovviamente è più difficile, mentre nel caso del fumo di sigaretta è facile dire si bandisce il fumo di sigaretta e quindi si elimina il 35% delle cause dei tumori dell'uomo. Nel caso della dieta la situazione è un po' più complessa, perché noi sappiamo oggi abbastanza bene che ci sono sostanze che possono aiutare nella prevenzione dei tumori umani, ma non sappiamo altrettanto bene le sostanze che nella dieta alimentare invece sono causa diretta di alcuni tumori dell'uomo. Però in linea di massima noi sappiamo che una dieta ben bilanciata, in cui soprattutto una dieta in cui sia ricca in fibre, ricca in vegetali e relativamente povera in carni rosse e soprattutto grassi di origine animale, questa è sicuramente una dieta che aiuta nella prevenzione dei tumori. Certamente, per esempio, la dieta mediterranea, così diciamo conosciuta per i suoi effetti benefici, soprattutto per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, in realtà svolge un ruolo importante
anche nella prevenzione di molti tipi di tumori dell'uomo. Ma come nasce un tumore? Cioè, quali sono i meccanismi molecolari? Ecco, mentre la ricerca è stata focalizzata nel secolo scorso, soprattutto nel secolo precedente ancora, sull'identificazione delle sostanze che erano correlate direttamente con i tumori dell'uomo, e oggi, come ho detto precedentemente, c'è una lista molto lunga di sostanze che sono state individuate cause specifiche di tumori dell'uomo. La ricerca negli ultimi anni del secolo precedente e soprattutto durante questo primo decennio, quindicennio di questo secolo, si è focalizzata soprattutto sui meccanismi molecolari che causano i tumori, cioè quali sono i meccanismi attraverso i quali quelle sostanze che sono state individuate nei secoli precedenti provocano l'alterazione della proliferazione incontrollata delle cellule neoplastiche, cioè quali sono i geni che vengono colpiti da quelle sostanze. Oggi noi sappiamo che esiste una categoria di geni abbastanza grossa che è stata studiata e che è studiata oggi in moltissimi laboratori del mondo, è stata studiata anche nel nostro laboratorio di Napoli, a partire da una trentina di anni fa, geni che sono correlati strettamente con la proliferazione cellulare. Cioè le sostanze chimiche e fisiche, in realtà si è visto che agiscono su questi geni provocando delle alterazioni che si dicono in termine tecnico mutazioni, che provocano quindi una alterazione molto sottile del gene che a sua volta, siccome i geni in realtà sono deputati alla sintesi di proteine, la proteina che viene dal gene mutato è una proteina alterata. Oggi quindi noi conosciamo una ventina, una trentina almeno di geni alterati, il cui risultato finale è la produzione di una proteina alterata. La proteina alterata a questo punto è un marcatore specifico di un tipo di tumore. Questo è stato visto, per esempio, in alcuni tipi di tumori, come in alcuni tipi di leucemie, come la leucemia mieloide cronica. Si è visto in un tipo di tumore come molto comune, come il tumore della mammella, in cui una proteina alterata è una proteina che si trova localizzata normalmente sulla membrana cellulare delle cellule della mammella, del tumore del seno. Questa proteina alterata è in realtà la causa specifica della proliferazione di circa il 20-30% di tumori della mammella, e così si è visto nel caso dei tumori della tiroide che sono stati studiati nel nostro laboratorio, che una proteina è alterata in un tumore specifico della tiroide che si chiama carcinoma papillifero della tiroide, che è il tumore più frequente, il tumore endocrino più frequente dell'uomo. A questo proposito, ci può fare un esempio di uno di questi ultimi farmaci? Nel nostro laboratorio, una trentina di anni fa, è stata identificata una mutazione genetica che ha portato all'alterazione di un gene specifico, la cui proteina, diciamo, proteina sintetizzata da questo gene, è una proteina di membrana, un recettore di membrana. Questo recettore di membrana, che funziona come un'antenna che si trova localizzata appunto sulla membrana cellulare, quando viene alterato dall'alterazione specifica che
che lo ha provocato. Nel caso del carcinoma papillifero della tiroide, molto probabilmente l'alterazione è dovuta a radiazioni ionizzanti. Infatti, questi carcinomi papillifero della tiroide rappresentano i tumori più frequenti che sono insorti in seguito all'incidente nucleare di Chernobyl. Praticamente non ci sono stati altri tipi di tumori se non i carcinomi papillifero della tiroide. L'alterazione di questa proteina causata dalle radiazioni ionizzanti o da altre cause ha portato al carcinoma papillifero della tiroide, un'alterazione fortunatamente non molto grave che può essere curata molto spesso con l'asportazione chirurgica del carcinoma medesimo. Però molto spesso questi carcinomi, in una certa percentuale di casi, hanno un atteggiamento più aggressivo. Vale a dire, mentre la maggior parte dei carcinomi papillifero della tiroide possono essere praticamente eradicati completamente o con l'asportazione chirurgica oppure con la somministrazione di iodio radioattivo che distrugge tutti i residui di tumore tiroideo che sono presenti anche sotto forma di metastasi, qualche volta carcinomi papilliferi, un 10-20% dei casi, risultano essere particolarmente aggressivi e quindi recidivano e non sono sensibili alla terapia radiante con iodio radioattivo. Per questi casi di tumori è necessario terapie innovative. Quali possono essere le terapie innovative? Le terapie innovative si possono basare proprio su farmaci che agiscono su quelle molecole che sono state identificate come responsabili del tumore specifico. Così, nel caso della leucemia mieloide cronica, l'imatinib, che agisce specificamente sulla proteina mutata nella leucemia mieloide cronica. Nel caso del carcinoma della mammella, quel 20-30% di tumore della mammella in cui la proteina mutata, che si chiama ERBB2, è alterata, e quindi c'è un farmaco specifico che è un anticorpo monoclonale che si chiama trastuzumab, che agisce specificamente sulla molecola mutata nelle cellule della mammella, nel carcinoma mammario, nel carcinoma papillifero tiroide, ovvero in un altro tumore della tiroide che si chiama carcinoma midollare della tiroide, in cui la stessa proteina che ho menzionato prima, cioè questo recettore che si trova localizzato sulla membrana cellulare, è alterato. Ebbene, la ricerca si è focalizzata sulla identificazione di farmaci che possono andare a interagire specificamente contro questa proteina, che è un enzima, una tirosino chinasi, e che innesca tutta quella serie di tappe che porta alla proliferazione cellulare. Quindi l'utilizzo di queste sostanze, che non agiscono più in maniera specifica su tutte le cellule proliferanti del nostro organismo, perché noi abbiamo nel nostro organismo moltissime cellule che proliferano, cellule normali, come le cellule della cute, le cellule dell'intestino, le cellule del sangue. Adesso la vecchia chemioterapia, che per carità non deve essere assolutamente, diciamo, abbandonata, ma che purtroppo agisce anche sulle cellule normali del nostro organismo, le nuove terapie, queste terapie mirate, cosiddette terapie a bersaglio molecolare, agiscono su quelle cellule che posseggono la proteina alterata e soltanto su quelle, o principalmente su quelle. E quindi è possibile che noi in un futuro riusciremo a curare i vari tipi di tumori una volta che noi abbiamo individuato i bersagli molecolari per
presenti sui singoli tipi di tumori. Ringrazio il professore Vecchio per la disponibilità. La nostra rubrica di medicina termina qui. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Panacea. A presto!